stasera parliamo di sesso, eh? Chiaro? Ok. Vi ho portato due esempi di espressioni sessuali, due tipi di fiori. Non dico che le piante hanno inventato il sesso, perché nessuno può rivendicare questa invenzione, ma l'hanno praticato ben più a lungo che noi. Ma le piante non si muovono e quindi hanno bisogno degli impollinatori, come gli insetti o il vento, per trasportare il loro polline, che è lo sperma degli delle piante. Però questo tipo di fiori impiega una strategia molto diversa da questo tipo di fiori. Questo tipo di fiori deve essere visto, si deve far bello, deve sedurre le api, che sono i suoi impollinatori. Questo tipo di piante si affida al vento, e il vento non ha bisogno di essere sedotto, o nessuno ha mai capito come sedurlo, infatti non fanno niente per essere particolarmente attraenti. Quando andiamo da degli amici, scegliamo i fiori più belli, con i colori più graziosi, con i petali dalle forme le più interessanti, dei fiori profumati. E queste caratteristiche corrispondono a noi donne, a dei bei segni, a un bel giro di vite, a un bel sederino. Sono i fiori, diciamo, più provocanti, i più sexy. Sono i Sophia Loren dei fiori. E li possiamo portare anche a degli amici molto conservatori, o anche al Papa. E non si scandalizzano, anzi, sono contenti, li metterebbero in bella mostra, nel salotto, in un bel vaso. Io li ho visti anche nelle chiese. Dunque, una prima domanda. Perché il sex appeal, la seduzione sessuale, l'attraenza sessuale, è apprezzata nei fiori, mentre è sovente condannata nei noi umani? Perché esiste il sesso? Perché abbiamo bisogno del sesso per riprodurci? Secondo gli scienziati, il sesso permette la mescolanza dei geni, che rinforza le differenze individuali. Stasera abbiamo tutti due occhi, un naso e una bocca, ma ognuno di noi è un pochino diverso l'uno dall'altro, e queste differenze impediscono ai batteri di infettare tutta una specie e di sterminarla. Alcuni individui non saranno infettati, resisteranno e trasmetteranno questa resistenza ai loro discendenti. La singolarità, l'unicità dell'individuo è quindi essenziale per la sopravvivenza di una specie. Ed è per questa ragione che gli scienziati credono che il sesso abbia avuto tanto successo da milioni di anni. Vorrei rassicurarvi, o forse deludervi, ma questa sera la nostra chiacchierata non sarà una chiacchierata pornografica. Erotica? Non lo so, questo è a voi di decidere, perché io non conosco i vostri gusti. Oscena sicuramente sì, perché parleremo di un numero enorme di maniere di fare il sesso. Mi sono trasformata in animale per capirli meglio. Eccovi un esempio di uno dei miei film. If I were a fly, a common one, a mosca domestica, you would try to swat me. You can't catch me. My eyes see movement 200 times better than human eyes. That newspaper coming at me looked really slow. Oh, oh, time to fly off. I flex my muscles. I am so strong, I can flap my wings 200 times per second. I can land on the ceiling upside down because I have little hooks on my paws like Velcro. With my paws, I can also taste. I have a proboscis to suck up my food, but first I have to spit on it to dissolve it into a liquid. Toe! A female. I have sex several times a day, any opportunity, any female.
Our babies grow up in cadavers. They are called maggots. Fin da bambina, grazie. Fin da bambina sono affascinata dagli animali. Non lo so perché, come sono nata con i capelli castani, così sono nata con l'amore per gli animali. Guardandoli mi stimolavano quelle grandi domande, le grandi domande di cui non ci sono veramente delle risposte, tipo, ma gli animali pensano? Hanno una maniera loro di ragionare? Hanno dei sentimenti come ne abbiamo noi? Hanno delle memorie o sanno proiettarsi nel futuro? Però io so che la maggior parte di gente non si interessa molto agli animali, ma so che la maggior parte di noi si interessa al sesso. E quindi per far tutti contenti, stasera parleremo di sesso nel mondo animale. Può esserci riproduzione sessuale, e cioè la mescolanza dei geni, dei gameti, come dicono gli specialisti, senza nessuna apparente seduzione, senza un gesto, senza una carezza, senza una parola d'amore. Per esempio, i ricci di mare, i maschi rilasciano nell'acqua i loro spermatozoi, che formano delle nuvole, e allo stesso tempo le femmine rilasciano le loro uova. E questi si rincontrano portati dalle correnti. Gli spermatozoi e le uova che non si incontrano saranno mangiati dai pesci o cadranno nel fondo del mare. Qui il sesso è l'incontro fra due nuvole. È forse un po' peccato, non è tanto interessante, ma è così. Ci sono pure gli animali che non solo non si seducono, ma che si riproducono anche senza sesso. C'è l'anemone d'acqua, l'idra, che per esempio si riproduce, gli viene un bozzo da una parte del suo corpo, poi questo bozzo cresce, un giorno si separa da lei e diventa un'altra idra. È come se io ogni sera mi guardassi allo specchio e dicessi, ah, c'è un brufolino qui e un altro qui. Ma quante Isabelle ci saranno questa sera? Ci sono anche gli animali, come le stelle di mare, che si riproducono sia col sesso, sia senza sesso. Col sesso fanno come i ricci di mare, senza sesso invece lasciano, per esempio, cadere una parte di sé e riproducono una seconda, per esempio un braccio, e riproducono un doppio, o una gamba e riproducono una terza e un triplo di Isabelle. E questo per me è un sogno, perché io sono una donna che vuol fare tante cose. Voglio avere una carriera, però voglio anche stare a casa con i miei figli. E quindi, se potessi avere tante Isabelle, una potrebbe essere qui stasera a parlare con voi, e l'altra invece potrebbe rimanere a casa a occuparsi dei bambini. Potrei anche avere un marito e un amante e fare l'amore all'uno e l'altro allo stesso tempo, perché il marito è qui. Amore, come stai? L'amante è qui. Zitto. E qui la cucina per i bambini, avrei risolto tutti i problemi.